seconda Glenn Day, Lord Denny, Lex Wise, Nicolas Cage. Il campo partenti in salchia Nicolas Cage, Massimo Barbini al posto di Roberto Vecchione. Intanto la macchina che stacca, la rottura di Mario Emidi. Anche il foto VL in avanti. Numero 6, Mario Emidi, squalificato. Poi lungo la corda Omega d'Alfa, ancora Odone MP, Olivia Sallargo allo steccato, Invader AS. Old Girl para all'attacco di Uncle Photo VL, 12 e 9 sul mio cronometro per i primi 200 metri, il quarto iniziale in 27 e 2. Sul finire della piegata Old Girl para davanti a Uncle Photo VL, Omega d'Alfa, Don MP, poi ancora Olivias, quindi Invader AS, Magis Club, Glen O'Day, Lord Denny. Largo Lexwise, largo Lord Denny, seguito da Nicolas Cage. 41 e mezzo per i primi 600 metri, 800 in 56 e mezzo. Old Girl par, scatenata battistrada all'imbocco della curva conclusiva, la segue sempre anche il foto VL. Poi Omega d'Alfa. Largo sposta Odone MP, più all'esterno Invader, seguito da Glen O'Day, di dentro Olivias. Mancano 450 metri al termine con Old Girl in vantaggio, anche il foto che sposta al suo esterno, 26,8 i tre quarti di miglio, l'ultima frazione in 33, lo scatto in terza ruota di Omega d'Alfa, Old Girl, anche il foto che attacca, Omega in terza, trova lo spazio anche Olivias, sono tutti un po' stanchi con anche il foto attaccato da Omega, poi Olivias, prova a intervenire anche Glen O'Day. Olivias, Omega, Gleno, testa a testa, che arrivo sul palo. Omega e Olivias in linea e poi Gleno Day. 1.56 e 7, arrivo molto stretto fra Omega d'Alfa e Olivias. Vediamo le battute conclusive. Omega al largo, Olivias di dentro, Olivias che ha guadagnato qualcosa, Omega che prova a riagguantare la femmina, il palo è vicino sul palo, potrebbe essere Omega su Olivias, da questa inquadratura però attenzione, la telecamera non è in linea con il traguardo e l'arrivo è veramente molto stretto. Terzo posto per il favorito Glen O'Day, la vittoria passa fra i nomi di Omega d'Alfa e Marcello Di Nicola e Olivias e Edoardo Baldi. Una coppiata che sicuramente pagherà tantissimo, 21,92 Omega, 47,13 Olivias, queste le quote come vincenti. Il terzo è per il favorito, Glen O'Day. 1,56,7 sul mio cronometro, 12,8, 12,9, 12,7, fra 12,7 e 12,9 dovrebbe essere la media al chilometro per il vincitore, il cui nome passa appunto fra Omega d'Alfa e Olivias.